thank you Cariga, marangom, Jom. Intanto, ben ritrovati cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto. Sentite che stamattina, oggi, sono partito con tre termini dialettali. Cariga, marangom, Jom. Perché? Ma perché qualche giorno fa il Bruno calzà, il bruno piuma calzà, ecco col soprannome piuma avete già capito di che si tratta, mi faceva presente che aveva sentito o letto che alcune parole dialettali trentine derivano addirittura dal greco e mi parlava di questi tre termini, marangon, carega, giom. E allora, siccome io ho studiato solo lettere moderne, non il greco, ho studiato latino ma non il greco, ho chiesto ad un caro amico, il professor Fabio Miori, che è studioso di greco, di latino, di filosofia, quindi un gran dotto, gli ho detto, senti Fabio, ma vedi se per caso queste tre parole dialettali, marangom, carega e giom, possono avere un'etimologia, cioè un'origine greca. Lui si è subito prodigato, eh, da amico sincero, e mi ha dato subito le risposte, ha detto guarda su Marangon non ho trovato corrispondenze particolari, però su Carega dice beh c'è Catedra in greco da cui la Cadrega e cui Carega, quindi sicuramente Carega ha un'origine chiaramente greca. Su Gion è un pochettino più complicata la cosa perché in effetti Gion può far pensare alla parola latina. La parola greca ginglion, giom ginglion, da cui ganglio in italiano, sentite un po' che, che, che strane assonanze. Ganglio è un punto vitale. E dalla relativa forma verbale, che significa sempre in greca, che significa essere avvolto, raggomitolato, da cui anche il dialetto è essere in giomà. Quindi anche questo giom può avere una origine greca, dalla parola greca ginglion. Poi mi ha detto, ma guarda che c'è un'altra parola che deriva sicuramente dal greco, che è grazidel o crazidel, che è il secchio di rame. E dice, secondo me deriva dal greco crazze, che significa mescere, fondere insieme. Di fatti, dice, nel crazidel si mescevano liquidi, vino e altro. Quindi vedete che ogni tanto ricevo qualche sollecitazione esterna da amici, conoscenti, anche persone che non conosco, che mi danno dei suggerimenti, mi fanno così eh, ragionare su qualche argomento particolare, in questo caso sull'etimologia, sull'origine di alcuni termini dialettali, addirittura origine greca. Quindi andiamo all'argomento di oggi, che è ancora Giacomo Floriani, dico ancora perché ve ne ho già parlato qualche puntata fa quando vi ho ricordato l'amicizia di Floriani con l'ingegnere Riccardo Maroni, come era nata questa amicizia e vi avevo letto una sua poesia anche con un commento formale. Oggi vi parlo ancora di eh, Floriani usando eh, quel libro, edito nel 1982, che mi è stato prestato eh, dalla signora Mirella Lotti, che non dimentico mai di ringraziare un libro dell'82 che è appunto intitolato I Cinque canzonieri di Giacomo Floriani, cioè che raccoglie un sacco di poesie di Floriani. E oggi mi preme farvi notare cosa dice Giacomo, cioè l'ingegnere Maroni, sugli apprezzamenti che Floriani riceveva dai, da tantissimi emigranti all'estero. E dice eh, l'ingegnere Riccardo Maroni, le otto pubblicazioni che hanno preceduto questo volume, fra il 1928 e il 1970, hanno trovato notevole diffusioni, specie fra gli emigrati trentini all'estero. Ne poteva essere altrimenti, perché la nostalgia per questo nostro trentino poteva essere sopita soltanto con le ripetute letture dei versi di Giacomo Floriani. Gli scritti che in tanti anni giunsero a Floriani e a me erano certo più caldi e sinceri di qualsiasi encomio ufficiale. E qui adesso eh, Riccardo Marroni ricorda alcuni di questi personaggi, per esempio il poeta Giuseppe Mascotti, argentino da trent'anni, ricorda periodicamente il cantore di Nostri Monti. Dall'Uruguay arrivano gli apprezzamenti di un lavoratore della Val di Leto, un certo Giulio Crosina. Dagli Stati Uniti arrivano apprezzamenti da Guido Rigele dalla Varone. Anche dalla Svizzera arrivano apprezzamenti su Giacomo Floriani per Giacomo Floriani da Elio Caneppele ancora dalla Varoni. E quindi pochi dice sono i nomi che però rappresentano centinaia, migliaia di nostri emigrati. Quindi mi premeva farvi notare appunto che le poesie di Floriani venivano lette anche con un po' di malinconia, anche con qualche lacrimuccia eh, negli Stati Uniti, in altri territori, dove molti trentini erano emigrati per trovare appunto lavoro. Bene, detto questo, sul sul rapporto Giacomo Floriani e migranti. Oggi voglio leggervi una poesia ancora, poi naturalmente commentarla come ho sempre fatto, parafrasandola prima, poesia che è intitolata Tramonti. Naturalmente la poesia la vedrete scorrere in sovrimpressione sul teleschermo, per cui potete seguire appunto questa poesia anche notando le caratteristiche formali della, del modo di scrivere appunto di Floriani. Da una finestra piena di gerani che mandano buon odore di primavera, mi me godo star lì pezzot la sera a guardare il colore dei prai lontani, o ascoltar il cantar delle fontane, dei orti pieni di pace e di verdura, a vedere l'ultim sol che lempitura i monti e tutto l'ac de tinte strane in mez a sto spettacol de poesia, de smentego i fastidi e i dispiaceri. E me lascio cunar danzoni d'oro, fra musiche deoseiche i canta ancora, fra fanfare e armonie de echi liseri, de campane che suona Ave Maria. Adesso ve la traduco. Molto semplicemente perché è una poesia comprensibilissima. Da una finestra piena di gerani che mandano un buon odor di primavera mi me godo, Io provo un grande piacere a star lì un pezzotto, un po' la sera a guardare il colore dei prati lontani. Oppure ad ascoltare il cantare delle fontane, dei, degli orti pieni di pace e di verdura, a vedere l'ultimo sole che pittura i monti e tutto il lago di tinte strane. E in mezzo a questo spettacolo di poesia dimentico i fastidi e i dispiaceri, cioè dimentico le preoccupazioni, i dolori, i dispiaceri e mi lascio cunar, cullare da sogni d'oro, fra musiche, fra canti di uccelli che appunto cantano in coro, fra fanfare e armonie di echi leggeri, di campane che suonano Ave Maria o l'Ave Maria. Bene. Detto questo, adesso vi faccio notare alcuni aspetti formali. Innanzitutto, vedete, da na finestra, ecco, eh, Floriani usa sempre mettere l'apostrofo, ho detto che alcuni invece non lo mettono. Che mandan bonodor, qui chiaramente en bonodor è caduta la e e ha messo l'apostrofo. Mi, me, ecco, il me, Floriani lo accenta sempre con l'accento fonico chiuso. Me godo Starlin Pezot, anche qui chiaramente è caduta la E, quindi apostrofo, Ave, ecco e qui adesso però vi devo far notare questi aspetti curiosi che Floriani dimostra nelle sue poesie. Mi alzo, mi avvicino alla lavagna per dare il tempo al nostro regista di inquadrare il tutto. Ecco, vedete Floriani, vi ho fatto questi tre esempi che trovate nella poesia che voi avete letto. Vedete? Avardar c'è una consonante e nonostante la consonante Floriani fa cadere la E quindi addirittura c'è lo scontro fra la consonante R e la, consona, e la consonante L quindi è difficile come si fa a dire avardar il colore io naturalmente, ma Floriani è libero avrei scritto avardar il color. invece Floriani, nonostante la presenza di una consonante, fa cadere la E. Lo stesso discorso vale per questo verso, o parte del verso, io non ho scritto il verso completo. Ascoltar anche qui una R, una consonante, un'altra consonante e quindi non mette la E, mette l'apostrofo. Questa è una peculiarità, una caratteristica di Floriani. Che, va, che naturalmente contrasta con quello che vi ho sempre detto. Stessa cosa qua, i monti e tutto tutt'l'ac. Vedete lo scontro fra una T e una L, non ci mette la E. Voi direte, sarà una questione di metrica, certamente se proviamo a contare può darsi che sia una questione di metrica. È una cosa molto curiosa, cioè Floriani fa attuare, vedete, uno scontro fra due consonanti mettendo l'apostrofo. Questa è una, ripeto, una caratteristica formale delle poesie dei Floriani. Chi legge le poesie di Floriani vedrà che spesso l'apostrofo c'è nonostante la presenza di due consonanti che si scontrano e quindi che è difficile da pronunciare perché la consonante si chiama consonante proprio perché lo dice la parola. Ha bisogno di suonare con la vocale, consonante, altrimenti finiamo con quei cognomi, non so se avete visto, i cognomi slavi eh, di, certe, di certi territori slavi, in cui addirittura il cognome è composto da cinque consonanti e non c'è neanche una vocale, per cui la pronuncia è veramente difficilissima. Bene, vado avanti ancora, dopo queste tre curiosità, beh, poi c'è a veder, eh, veder chiaramente l'accento è sulla E, è un accento fonico chiuso. Ecco, l'ultimo, sol, il sole, che è già chiuso di pronuncia in italiano, lui comunque ci mette lo stesso l'accento fonico chiuso. S vado sotto, en metz, vedete c'è la e, e quindi ci sarebbe stata un'altra e, en è caduta e ha messo l'apostrofo. Ecco, a sto spettacolo, sto, non sto, quindi Floriani ci mette l'accento fonico chiuso, sto spettacolo. Desmente quei fastidi e dispiaceri, e me, eccolo ancora il me, me lasso, me, accento fonico chiuso, e me lasso cunar, cunar che richiama la cuna, quel lettino di legno nel quale ci sono appunto i bambini piccoli. Quando sento la cuna non posso non pensare a quel bellissimo museo etnografico. Che molti trentini purtroppo non conoscono, che è il Museo di San Michele all'Adige e approfitto di questa occasione per invitare, eh, gli amici di Telegarda, ma coloro che hanno la bontà di seguirmi. Invito veramente ad andare a visitare questo museo etnografico degli usi e costumi della gente trentina, perché veramente è andare alla riscoperta di una vita che non c'è più, di una vita del passato, con le sue peculiarità economiche, le attività di una volta. E la cuna la si trova appunto in una bella cameretta ricostruita per far vedere com'era la camera di altri tempi, in cui c'è questa cuna di legno in cui appunto veniva messo il bambino piccolo e la cuna era fatta in modo tale che la si potesse anche muovere. Per così facilitare il sonno dei bambini piccoli, quindi la cuna. L'ultima eh, strofa mi permette di richiamare la vostra attenzione invece su un nome italiano, parla di echi Ecco, la parola eco, no, che è questo rimbombo che si ripercuote di luogo in luogo, ecco è una parola molto curiosa no, perché. Al plurale, echi è maschile. Difatti, vedete che ha detto echi li non echi li zere. Echi li Quindi, la parola eco è una parola maschile al plurale. Al singolare, ed ecco la cosa curiosa: eco può essere sia maschile che femminile. Uno dice: beh, cosa cambia? Beh, A parte che se devo dire maschile, dirò un eco lontano. Se è femminile dirò un'eco lontana. Però attenzione, eh, purtroppo qui è una trasmissione di tipo scolastico. Adesso vi faccio vedere questa curiosità alla lavagna. Vedete, se la parola è un eco lontano, maschile, è scritta così: non ci sono problemi. Un eco lontano, ma se la parola diventa un eco lontana, cioè femminile, eh, c'è una cosa da fare qui, cioè ci va l'apostrofo, perché la parola femminile, un vuole l'apostrofo, quindi un eco lontano si scrive così, quindi ci sarebbe il troncamento, uno eco lontano, invece una eco lontana ci va l'apostrofo. Ecco, scusate questa mia digressione sull'aspetto italiano, ma siccome sulla parola eco c'è sempre una grande confusione. Al plurale è maschile, echi lontani, echi liseri, come dice Floriani. Al singolare può essere maschile o anche femminile. Attenzione però, se è femminile e ci mettiamo davanti l'articolo un, va apostrofato. Mi dispiace essere stato così formale, così pignolo. L ho fatto la punta al cavel, ma volevo farla. Bene, chiudo anche questa puntata con il solito vocabolarietto. che Anzi, oggi non, non mi permetto neanche di proporvelo perché vi perché ho già, penso. Non dico stancati, ma insomma, appesantiti con tutte queste caratteristiche formali della poesia dei Floriani. Il vocabolorietto ve lo presenterò nei prossimi giorni. Per intanto vi ringrazio, vi dico subito che Floriani non lo tralascio, Avrò modo di parlarne in una delle prossime puntate, magari anche con qualche ospite che Floriani ha avuto modo di conoscerlo e magari anche ci dirà qualcosa di particolare, qualche aneddoto. Quindi. Detto questo, vi ringrazio ancora e vi aspetto alla prossima puntata. Ricordando come sempre che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.